È da un po' che ripenso con insistenza all'inizio del 1992. In quei giorni sentii i loro nomi per la prima volta. Don Pino Puglisi mi disse: "Qui a Brancaccio vivono dei giovani che esercitano una grande influenza negativa. Potrei descriverli come una cappa su un quartiere che non ha neanche la scuola media. Sono i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano", ma non capii di chi stava parlando. Trent'anni dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, ho riavvolto il nastro di questa lunga stagione, mettendo in fila i miei appunti di cronista e gli articoli. Ho visto i fratelli Graviano negli anni Ottanta, Giuseppe con un revolver in mano mentre spara all'ennesima vittima, Filippo invece progetta nuovi affari. Li ho visti all'inizio degli anni 90, al fianco di Salvatore Riina, il capo dei capi che ideò la strategia delle bombe. Ora rivedo me, all'ingresso della Corte d'Assise di Palermo dove si tiene il processo per l'omicidio di Don Puglisi. Il presidente sta dicendo: "Il testimone venga avanti". I due fratelli sono lì, seduti dentro una gabbia di vetro, alzano lo sguardo come se fossero loro i giudici. Uno sguardo che incute ancora paura in quell'aula vuota. La chiesa non si è neanche costituita parte civile. Giuseppe e Filippo tengono in mano dei block notes su cui prendono appunti. Ma che staranno scrivendo? È stato il peggiore incubo che ho fatto in questi 30 anni. I Graviano che scrivono sui loro block notes mentre io parlo. E poi all'improvviso li rivedo fuori da quella gabbia, all'incontro con un politico amico, con un altro misterioso complice esperto di esplosivi. Li rivedo latitanti, a spasso per le strade di Milano, e poi a Forte dei Marmi, assieme a Matteo Messina Denaro. Ora mi sembra di vederlo, Giuseppe Graviano, seduto tranquillamente in un bar di Via Veneto a Roma. Sta sussurrando: "Abbiamo il paese nelle mani, grazie ad alcune persone. Questa non è solo una storia del passato."